Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi in modo sempre e comunque perfettamente legale. Apriamo la settimana con una puntata ricchissima e non c'è veramente tempo da perdere. L'invito quindi è sempre lo stesso. Che siate vecchi affezionati o nuovi spettatori, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi di soldi. Grazie gigantesca ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Non c'è molto da segnalare per quanto riguarda l'angolo della poracciata se non il consueto gioco gratis settimanale dell'Epic Game Store. Se siete però in cerca di affari sui giochi fisici e non solo, vi ricordo che nel canale Telegram delle offerte poracce vi aggiorno continuamente sui migliori sconti in circolazione. Questo weekend è stato il turno di Train 5, ma anche della bellissima Collector's Edition di Sea of Stars, edita da IM8Bit, e non dimentichiamoci della settimana di prova gratuita di Eastward, giunto ormai agli sgoccioli ma avete ancora qualche giorno per provarlo. Fatemi sapere che ne pensate. In questi giorni si parla molto di Prince of Persia The Lost Crown e c'è un motivo. Si tratta di un Metroidvania spettacolare e anche di un'ottima occasione per rilanciare una serie ingiustamente dimenticata per un decennio. Conto presto di dirvi la mia sul titolo che ho appena completato e non vedo l'ora di scoprire cosa produrrà in futuro il team di Ubisoft Montpellier, che ricordiamo sono gli stessi che hanno messo la firma su Rayman Origins e Legends. Durante un Ask Me Anything su Reddit, il senior designer del titolo, Rémy Butin, ha confessato che il suo sogno è quello di lavorare su uno spin-off di Zelda. Mai dire mai, e vi dirò, per me si tratterebbe di un crossover dal grandissimo potenziale. Vi piacerebbe? Il developer direct della scorsa settimana ci ha dato parecchie importanti conferme, ma anche una piacevole sorpresa, l'arrivo di Visions of Mana su console Xbox. Questo segna un passaggio fondamentale per Microsoft, che con questo sodalizio sempre più stretto con Square Enix, conta di fare breccia nel cuore del mercato nipponico, regione in cui da sempre affaticato a imporsi. Ma le novità non sembrerebbero finire qui. Secondo l'insider Special Nick, la stessa fonte che lo aveva messo in guardia sulla presenza di Visions of Mana all'interno del Direct, avrebbe confermato anche lo sviluppo di un porting per Xbox di Final Fantasy XVI. Non si tratta del mio capitolo preferito della saga, anzi tutt'altro, ma si tratterebbe comunque di un arrivo molto significativo. Ce la farà Xbox? A proposito, si è alzato anche un bel battibecco in seguito a delle informazioni aggiuntive emerse dopo la trasmissione del Developers Direct. È stato annunciato infatti che Hellblade 2, Senua's Sacrifice, non avrà una release fisica, sarà venduto a prezzo pieno a $50, ma va ricordata la sua inclusione all'interno del pass, e che inoltre avrà una durata simile a quella del suo predecessore, quindi inferiore alle 10 ore di gameplay. Con un solo comunicato, i PR di Ninja Theory e Microsoft sono riusciti a fare strike, facendo inalberare un po' tutti. L'assenza di un'edizione fisica, per me, è un vero colpo al cuore, ma non sono uno di quelli che valuta il valore di un gioco in base alla sua durata, poi soprattutto se questo lo si può provare sul Game Pass. Certo è che magari dopo tanti anni di sviluppo in tanti si aspettavano un titolo molto più grande del primo Hellblade, che rimane comunque una produzione indie. Però io, dopo aver giocato il primo e aver guardato con interesse i trailer del secondo, ripongo massima fiducia in Ninja Theory e nel loro lavoro. Voi siete incuriositi da Hellblade 2? Ma prima di passare alle notizie del giorno, ancora una volta devo ringraziare Utoji Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Utoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Utoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Utoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Utoji Retro Games e andiamo avanti. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Qualche settimana fa abbiamo toccato la questione MIG Switch, ovvero la flashcard per Nintendo Switch che prometteva di diventare un po' quello che la R4 è stato per i Nintendo DS. Ora che le prime unità sono state inviate a dei recensori, possiamo fare un po' di chiarezza su questo progetto. Si tratta di una truffa? No, però facciamo attenzione. Innanzitutto, il device esiste, e questo è già qualcosa, e funziona. Siamo a cavallo.
Ma rispetto al primo annuncio e all'apertura dei pre-order sono cambiate delle cose. Il prodotto non viene più venduto in bundle con il dumper, lo strumento necessario per creare delle copie delle proprie cartucce senza bisogno di modificare una Switch, ma i circa $70 del pre-order garantiscono l'accesso solo alla flashcard. Il dumper arriverà verso febbraio, una situazione che rende, almeno per ora, praticamente inutile la Mi Switch. L'appeal di questo device è quello di funzionare anche su console non modificate, ma se per farla funzionare ho bisogno comunque di inserire dei file su un SD e un custom firmware, Mi Switch diventa un passaggio inutile. Per approfondire vi rimando a questo test recensione di Taki Udon, dove ne viene spiegato bene il funzionamento e dove viene mostrato quanto sia scomodo lo switching tra più titoli all'interno della stessa SD. Ma soprattutto qui vengono sollevate due questioni molto interessanti, due scenari potenzialmente dannosi per gli utenti. Il primo è che un device del genere potrebbe dare un brutto colpo al mercato dell'usato, visto che questo device copia tutti i certificati di autentificazione delle cartucce. In teoria è possibile utilizzare le ROM anche online. Che succede se un utente compra un gioco usato che a sua insaputa è stato dumpato e si ritrova a giocare online contemporaneamente a chi sta utilizzando la copia su Mi Switch? Beh, che Nintendo, vedendo i due o più accessi simultanei, potrebbe decidere di bannare entrambi gli utenti dai suoi servizi online. L'altro problema è che una volta che si sarà capito come replicare il funzionamento di Mi Switch, il mercato potrebbe essere invaso da cartucce false, conosciute come originali dal sistema, ma che non sarebbero altro che dei supporti in delle custodie fake con all'interno una SD con dentro caricata una ROM. Questo sarebbe un bel problema principalmente per i collezionisti, ma non solo. Quindi io continuerò a osservare l'evoluzione della situazione con curiosità, soprattutto quando uscirà il dumper. Però per ora questa Mi Switch mi sembra un qualcosa che porta più problemi che altro e che non è neanche di così facile utilizzo. Non trovate? Palworld, un progetto che seguo con grandissimo entusiasmo sin dal suo primo reveal, quando veniva pubblicizzato come il Pokémon con le armi. Ora che il titolo è in una sorta di early access, sappiamo che il suo gameplay è in realtà qualcosa di molto di più di un semplice clone di Pokémon. Ma nonostante questo, intorno al titolo si è scatenato un casino assurdo. E anzi, forse proprio per questo, Palworld è diventato uno dei giochi più di successo degli ultimi anni. Una cosa senza senso. Partiamo con le cose positive. Nonostante l'inclusione all'interno del pass, Palworld ha registrato dei numeri da record. In pochi giorni dalla sua uscita il gioco ha venduto oltre 5 milioni di unità tra PC e console Xbox e ha registrato dei numeri impressionanti su Steam. Al momento della registrazione, l'aggregatore SteamDB ha infatti riportato un picco di giocatori simultanei di oltre 1.582.000 giocatori, il terzo numero più alto di sempre e praticamente il più alto se si escludono i free to play, anche se PUBG registrò il picco quando ancora era un titolo a pagamento. Non so se vi rendete conto, ma adesso c'è più gente su Palworld che su GTA, Baldur's Gate, Call of Duty, Apex Legends e altri messi insieme. Insomma, una grandissima storia di successo col lieto fine. No? No. Ora, come dicevamo, il gioco è palesemente ispirato a Pokémon, anche se il suo gameplay è molto diverso da come era stato pubblicizzato inizialmente. Più che un Pokémon con le armi, è un mischione, con pochissima originalità, di Fortnite, Minecraft, Pokémon, Ark e tutti i titoli più influenti degli ultimi 10 anni. Sarà il look tremendamente generico o la lentezza delle prime ore di gioco, ma io non ci ho trovato veramente nulla di eclatante, se non che per quanto sia approssimativa e poco ispirata alla sua realizzazione tecnica, questa risulta comunque più gradevole delle ultime due generazioni Pokémon. Ma è proprio qui che inizia il casino. Gli utenti hanno iniziato a tracciare dei parallelismi che allontanano Palworld dai confini dell'ispirazione e lo fanno approdare di prepotenza nel territorio del plagio. Se esaminati attentamente, ma anche distrattamente, i design ricordano molto da vicino le creature di Game Freak e Nintendo, e c'è chi ha ipotizzato che per la creazione di questi mostri simili ma non uguali ai Pokémon sia stato utilizzato qualche programma di intelligenza artificiale generativa che avrebbe semplicemente rimescolato gli asset. Per quanto il CEO di Pocket Pair, Takuro Mizobe, abbia difeso la legittimità del lavoro del suo team, nelle ultime ore sono uscite prove ancora più schiaccianti. C'è infatti chi è riuscito a mettere in una comparazione diretta i modelli di Palworld con quelli di Spada e Scudo, e questi praticamente coincidono non solo nelle forme ma anche nelle proporzioni. E questo non può essere un caso, molto probabilmente ci troviamo di fronte a un riciclo di asset senza autorizzazione, e a questo punto bisognerà vedere se, come e quando Nintendo deciderà di intervenire. Si mette male per Palworld? Probabilmente sì. Mi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questo gioco fenomeno del momento. Si tratta di un successo meritato? Durerà nel tempo? Dai, sono curioso. E chiudiamo con un messaggio di speranza.
Poracci, l'uscita di Metroid Prime 4 potrebbe essere molto più vicina di quello che pensiamo. E non sono io a dirlo, ma lo youtuber SuperMetalDave64 che ha fatto un'indagine spettacolare sullo stato del lavoro di Retro Studios. Vi rimando al video completo che troverete qua in descrizione, ma intanto vi riassumo i tre punti fondamentali emersi dal video. Innanzitutto, Prime 4 è in una fase di playtesting iniziata almeno a marzo 2023. Si tratta di uno dei momenti finali dello sviluppo di un gioco e questo ci porta al secondo punto. Incrociando le tempistiche di un playtester di Prime 4 con i suoi lavori precedenti, lo sviluppo potrebbe essere molto vicino al completamento, se non addirittura già terminato. Quindi il gioco sarebbe bello, fatto e finito e non aspetterebbe altro di essere presentato. E infine, punto terzo, Retro Studios avrebbe stretto una partnership con Next Gen Dreams 3D, uno studio che su commissione si occupa di produrre trailer di presentazione e che in passato ha già lavorato su titoli AAA, tra cui anche recente reveal di Judas di Take-Two. Quindi, se uniamo tutti i puntini e poi, per farla breve, Poracci, ma non è che ci siamo? Dopo anni di attesa siamo pronti a riscoprire Prime 4? Io dico una cosa, il Direct di febbraio potrebbe essere molto interessante, non aggiungo altro. E questo Poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno nei commenti. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, dormendo soni, tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Mig, Michele Prime, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Sha 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 sha.